CONI, acqua acetosa, 1975. Il professor Antonio Dal Monte e il dottor Marcello Faina controllano le apparecchiature e i documenti per il record di Francesco Terzi. Parte il pulmino per il velodromo olimpico dell'Euro. Perché questo record? Perché in precedenza al Vigorello di Milano, 1964, in semifinale del campionato degli allievi avevano già stabilito il record a 47 primi e 55 secondi. Chiaro l'interesse della fisiologia in un record del genere, perché è evidente che sia in questo tipo di record un impegno non solo muscolare ma anche nervoso particolarmente evidente. Si tratta non solo di evidenziare se il mantenimento di un surplus particolarmente prolungato sia o no redditizio per il soggetto che lo applica, ma soprattutto se applicare un surplus prolungato possa portare ad un direi peggioramento delle prestazioni successive. E soprattutto vedere entro che limiti conviene effettuare in pratica. È evidente che per alcuni soggetti già il fatto stesso di andare in surplus costituisce un fatto anomalo. Innanzitutto ci vuole una grossa concentrazione nervosa per fissare in gara questa particolare posizione, e per cui alcuni soggetti sono in grado di avere la freddezza necessaria per applicare questa metodica, altri invece non hanno questa freddezza necessaria. Ma ammesso che ce l'abbia, conviene farlo o non conviene farlo? Questi sono i pedali dinamometri, sono pedali costruiti su specifiche particolari del nostro reparto, ci permettono di quantizzare le forze sia in senso verticale che in senso orizzontale che l'atleta imprime sui pedali stessi nell'eseguire una prestazione di tipo statico, come in questo caso del zio, ma ovviamente anche di tipo dinamico, quale può essere una corsa in pista o una corsa su strada. I trasduttori sono alleggiati nella parte posteriore del pedale che, come potete notare, pur non essendo ovviamente identico a un pedale normale, permette l'alloggiamento della scarpetta e quindi del piede dell'atleta in maniera del tutto conforme a quella di un pedale solito, usuale, e quindi non crea nessun problema di adattamento da parte del ciclista a questa strana elaborazione. I segnali registrati e rilevati da questi pedali vengono poi trasmessi o via cava o un particolare amplificatore, e quindi poi registrati, o possono essere trasmessi per via telemetrica. La parola surplus, tradotta letteralmente dal francese, significa sul posto e viene eseguita dai velocisti nelle gare di velocità. Con la posizione ideale è quella con la bicicletta inclinata verso il prato, la ruota anteriore destra, verso destra, e il pedale destro un po' in alto per dar modo ai piedi di manovrare i pedali. Thank you.
trasmissione della frequenza cardiaca, utilizzare un altro apparato di teletrasmissione che qui vedete in posizione di viaggio, che ci permette di rilevare sei canali, ci permette di seguire sei soggetti attraverso un minuscolo trasmettitore alloggiato o in una bandoliera intorno al corpo dell'atleta oppure in un caschetto, in una posa da custode, in un caschetto da ciclista che l'atleta porta sul capo. Il segnale che ci arriva è un segnale elettrocardiografico, quindi ci permette una valutazione e della frequenza cardiaca ma anche della morfologia del tracciato e quindi una valutazione anche di tipo clinico, tant'è vero che ci ha permesso di rilevare dei casi di alterazione della funzionalità cardiaca non rilevati in normali visite di valutazione in laboratorio o in normali visite di valutazione clinica. Zio è uno abituato a questi generi di surplus, ma il record precedente apparteneva a Bianchetto Pettenella, che nella pista di Varese in una finale del campionato italiano hanno impiegato 1 ora e 3 minuti. Qui in laboratorio potete osservare il computer del laboratorio elettronico nel quale noi riversiamo tutti i dati registrati nell'emissione dell'unità mobile e che in base a opportuni programmi elaborati da noi stessi ci permette di graficare e di quantizzare e quindi rendere comprensibili e interpretabili tutti i dati che rileviamo all'esterno.
Già trascorse 2 ore e 5 minuti e vedo che Del Zio non ha più la stabilità che aveva naturalmente all'inizio di questa prestazione. Comunque ritengo che ormai sia arrivato quasi alla fine di questo record che ritengo sarà difficilmente battuto da qualunque altro corridore al mondo. Io ho voluto portare al massimo che potesse per vedere quanto tempo un soggetto riesce a mantenere. A questo punto l'interesse scientifico, cioè la risposta importante che poteva essere data, è stata data, cioè l'effettuare un record di questo genere può essere effettuato solamente facendo sì che sia chi fa il surplus, sia il competitore diretto che lo subisce e che ci si adatta, tutte e due, se lo protraggono troppo a lungo, escono probabilmente dalle gare successive.